Buongiorno a tutti amici di Nexus Lab, sono Alessandro e oggi recensiamo qualcosa di estremamente diverso. Infatti siamo di fronte non a un tablet, non ad un solito smartphone, ma di fronte a un only one con Android. Stiamo parlando dello Slate 21 di HP, un prodotto particolare, molto particolare, strano quasi da definire, perché Android in questa forma, in questa sostanza, l'abbiamo visto poco, veramente poco. Vi sto facendo un attimo una panoramica perché è un prodotto da scrivania, assolutamente non è un tablet, anche se l'abbiamo un attimino fatto una foto in genere. Purtroppo sarà una recensione piuttosto particolare perché non abbiamo una postazione dove inserirlo, ma provvediamo subito ad accenderlo così da poterlo vedere in azione. Ecco l'accensione, come dice il nome stesso, abbiamo di fronte un display da 21 pollici. Retrocediamo un po' la videocamera. Un display da 21 pollici, veramente grande, ben fatto, con una buona risoluzione, dato che ci troviamo di fronte ad un full HD. Spero riusciate a vederlo bene. Non siamo abituati, non abbiamo neanche la postazione ad hoc per recensire questo tipo di prodotto, un prodotto però che ha fondamentalmente anche dei suoi vantaggi. Prima di tutto, uno dei suoi vantaggi è sicuramente la trasportabilità, dato che è praticamente un PC desktop, pesa 5 kg, quindi ha il suo spessore, non ha una batteria. Infatti abbiamo un cavo attaccato con l'alimentatore ad hoc inserito dietro, da dove troviamo appunto il connettore. Quindi è un possibile strumento da utilizzare al posto di un PC, sia col touch sia utilizzando mouse e tastiera, anche se Android con mouse e tastiera ha ancora poco feeling, soprattutto in alcune situazioni. Prima di tutto, versione di Android HP lo personalizza sempre pochissimo, informazioni sul tablet, 4.2.2, per ora non sono previsti aggiornamenti, non sappiamo se ce ne saranno a breve o meno. Troviamo il DTS Sound Plus, si sente, sente molto bene, infatti questo only one. Display adesso ce l'abbiamo a una luminosità abbastanza elevata, come potete vedere. Abbiamo anche il sensore di luminosità, ma essendo un PC praticamente sconsigliamo l'utilizzo di un sensore di luminosità su un display da casa. Alla base dell'hardware, oltre al display Full HD IPS, quindi molto luminoso, brillante, abbastanza nitido, troviamo anche il pannello touch e alla base come SoC l'Nvidia Tegra 4, una scelta abbastanza abbastanza fuori dal comune, dato che il Tegra 4 già a fine 2013 veniva un po' bisfrattato, quindi probabilmente anche per favorire l'ambito videoludico. Ambito videoludico che però non ci sentiamo di promuovere troppo su questo dispositivo, dato che molti giochi sono ancora troppo legati al touch. E i pad compatibili e la piena compatibilità con i pad non è ancora pienamente supportata e garantita. Come potete vedere, anche a livello di drawer e di gestione widget siamo assolutamente basilari. Mi dispiace solamente farvi vedere la mia faccia, ma purtroppo in questo tipo di configurazione, come potete vedere, non c'è altro modo. Purtroppo il riflesso è inevitabile. Inoltre volevo mostrarvi anche, non so se riuscite a vedere bene, a coglierlo, le applicazioni proprietarie. Abbiamo HP Camera, che
attiviamo, permette di avere un frontale della webcam, possiamo anche effettuare una foto, abbiamo questa bellissima animazione, fotocamera che in più di un'occasione ha mandato in crash il tablet, l'all-in-one. Anche in questo caso è andata sull'animazione, bellissima animazione di accensione, ma che c'entra ben poco con la fotocamera o webcam che dir si voglia. Purtroppo, come potete vedere, è andato in crash il sistema. Noi togliamo corrente e lo riavviamo. Come detto, webcam che funziona male, probabilmente qualche incompatibilità con la stessa applicazione di HP, problema che se non ci saranno aggiornamenti futuri difficilmente sarà risolvibile. Non vi ho fatto vedere prima la schermata d'accensione classica di HP in nuova versione, l'animazione che abbiamo visto prima, molto bella. Adesso volevo farvi sentire sia l'audio, schermata di blocco con anche i widget aggiungibili, messaggi mentre ci siamo, ve la mostro. Sblocco. Abbiamo in poi inoltre un Explorer risorse ben fatto, si sposa abbastanza bene anche con l'interfaccia, con tutti i pollici del display, un lettore multimediale niente di particolare, sinceramente abbiamo visto molto meglio. Poi a livello di editor o di documenti troviamo WPS che ci consente avere una la possibilità di editare quasi qualsiasi file e documento senza dover pagare, questo lo si trova gratuitamente. Proviamo a scrivere un testo, sfruttiamo il touch, vediamo se apriamo un nuovo documento. Oh, qua ha preso la tastiera. Ok, ce l'ha aperta. Allora, proviamo a scrivere. Continua. Naturalmente per l'utilizzo di un dispositivo del genere è straconsigliato l'uso di una tastiera sia con cavo USB che wireless o Bluetooth integrato. Come potete vedere, infatti, non è ottimizzato Android per l'utilizzo di questa tastiera, Android che si presenta come fosse Android stock anche in questo caso. L'editor funziona abbastanza bene, certo non ci troviamo a livelli di una suite Office come su Windows in questo caso. Altre applicazioni, troviamo naturalmente un'applicazione dedicata alla stampa, HP ePrint, che ci consente di stampare senza fili su qualsiasi stampante compatibile. Registratore di suoni e poi Printer Control che invece ci consente di impostare qualcosa a livello di stampante. Per il resto poco altro, Evernote ce lo propone già preinstallato, poco altro. Chrome anche l'abbiamo installato noi, se no troviamo il browser che si comporta abbastanza bene. Qua ci propone già i feed di Nexus Lab, noi però vogliamo andare sul sito. Allora, a livello di navigazione lui adesso si comporta come fosse un mega tablet, dato che non ci rileva che siamo un all-in-one, noi richiediamo il sito desktop e tutto è risolto. Navigazione molto veloce, piacevole, però qualche problema. Scusate, la videocamera ci ha lasciato, sembra farlo apposta, ci lascia sempre durante le video review. Come potete vedere, allora, si sfrutta molto bene la navigazione, però il browser preinstallato
Praticamente consente zero pinch to zoom, cosa assolutamente negativa, sia col doppio tap che con altri strumenti non riusciamo ad allargare l'immagine. Aspetto che non capiamo, visto che è così è quasi impossibile leggere i testi più piccoli. Se apriamo Chrome, eccolo qui. Ok, proviamo ad andare sempre su Nexus Lab, niente tour, grazie. Andiamo su Nexus Lab e vediamo come si comporta. Anche qui stesso problema, richiediamo noi il sito desktop in modo da avere una visione che sfrutti appieno la diagonale di questo all in one, però come potete vedere il pinch to zoom manca anche qua, cosa che porta uno svantaggio notevolissimo a questo dispositivo, che quindi per la navigazione web uno potrebbe dire è adatto alla navigazione web, ma questa cosa lo frena in maniera incredibile. A livello di prestazioni, abbiamo notato sì, tutto buono, pochi lag, però qualcuno ce n'è. 3K4, soprattutto con diagonali, magari diagonali con risoluzioni Full HD, a volte ha qualche incertezza. Andiamo a vedere i nostri soliti file di test. Apriamo Dropbox, andiamo a pescarlo. Eccolo qui. Allora, andiamo nella nostra cartella Nexus Lab. Ci fa veramente strano navigare col touch su una diagonale così grande. Test. Andiamo prima di tutto a sentire l'audio. Purtroppo lo sta scaricando, non sta facendo direttamente il test. Strano, prima ce l'aveva fatto sentire in diretta e vedere i video anche in diretta. Aspettiamo che finisca di scaricare, non ci vorrà tanto. Intanto vi faccio uno zoom out per vedere, vi sposto un po' la telecamera per vedere meglio. Usiamo HP Media Player. Allora, audio avete sentito altissimo, non distorce neanche ad altissimi volumi, manca un po' di profondità, profondità che non abbiamo percepito neanche con altre canzoni e neanche con i video. Come potete vedere, poi il lettore multimediale di HP è veramente imbarazzante, è veramente bruttino. Torniamo indietro. Riapriamo il nostro Dropbox e andiamo a vedere il nostro solito AVI di Lost. Un attimino, vi ricordo che adesso siamo in streaming. Puntata precedente. Sopravviverà. Lo conosci? Era seduto accanto a me. Allora, lì visualizza senza problemi. Abbiamo notato non una qualità eccellente nella riproduzione dei video, cosa che si ripropone anche con questo video in MP4 in Full HD, il solito. O saremo noi abituati ad visionarli su diagonali molto più piccoli, ma in effetti lo stacco è notevole e la nitidezza, soprattutto il dettaglio, si va a perdere su questa diagonale da 21 Peggy pollici. 16.
Ok. C'è un minimo di posizionale, naturalmente stereo, non si può pretendere, qua c'è scritto DTS Sound Plus, ma comunque l'effetto che si sente è destra-sinistra, non pensate di sentire l'audio dietro, questo non è possibile. Ottimo tablet invece per gestire le mail. Per gestire le mail il client di Google è tra i migliori, e viene gestito ottimamente da una diagonale così grande, si potrà vedere senza problemi. Anzi, proviamo a aprire una mail. Come potete vedere, si legge molto bene. Carichiamo le immagini. Anche qui, sia col client Android sia con Gmail, il pinch to zoom purtroppo non ci viene incontro. Vi faccio vedere il Play Store, come si presenta su un 21 pollici. Play Store base, infatti è assolutamente lui senza nessuna modifica. Fortunatamente con il nuovo Play Store, anche con diagonali più grandi, l'interfaccia si adatta molto bene. E altro, c'è poco altro da aggiungere, sinceramente leggermente delusi dal tipo di esperienza che HP ci vuole dare con questo tablet, scusate, con questo all-in-one. Infatti, a parte la visualizzazione dei video, Android secondo me non è maturo per questo tipo di dispositivi, in cui peraltro non è stato aggiunto niente che ci possa convincere a comprarlo. Poche applicazioni che HP aggiunge infatti non danno niente in più, anzi funzionano anche male in alcuni casi ed è meglio usarne altre dal Play Store. Inoltre la navigazione web, che dovrebbe essere un punto di forza, viene limitata proprio dall'impossibilità di navigare bene il testo, le pagine, che pur vengono caricate abbastanza velocemente. Quindi HP dovrà pensare bene al futuro di questi all-in-one. Android si sta adattando con le nuove versioni, questo è più un esperimento che potrebbe interessare per via del prezzo in discesa. Per gli altri forse è meglio puntare a qualcos'altro. Un saluto da Alessandro per Nexus Lab.